Il virus non ferma le attività letterarie dell'amministrazione comunale di Castel San Giorgio, guidata dal sindaco Paolo Lanzara. Questa sera a Villa Calvanese a Lanzara la presentazione del libro Il Canarino Accantato di Gaetano Provitera. Sindaco, sempre iniziative socioculturali qui a Castel San Giorgio. Certo, quindi questo è il secondo appuntamento di una serie di appuntamenti che si avranno qui a Villa Calvanese per la presentazione di libri. È il secondo appuntamento, abbiamo presentato Tutto attaccato di Giovanna Sica, ma oggi è una giornata particolare perché presentiamo un libro di un autore che è un nostro conterraneo, Gaetano Provitera, e quindi lo diciamo con una punta di orgoglio. Io amo il mio campanile, sono un po' campanilista, penso che sia noto ai più, e lo dico quindi con orgoglio. È bello presentare un autore che è anche prolifico perché sta già preparando e predisponendo il suo secondo libro. È un libro di noir, un genere letterario caro a Castel San Giorgio. Noi abbiamo un festival del noir, il festival proprio di Jean-Claude Izzo, e quindi nulla di meglio che presentare un autore di libri di thrilling, perché non mi piace dire gialli, perché è un libro complesso il suo, un libro che ha vari aspetti, aspetti giuridici, aspetti medici, aspetti culturali da leggere, e sociali, insomma. Da leggere sicuramente. In una realtà bellissima che avete recuperato, Villa Calvanese, sì, che si presta a eventi socioculturali. Certamente, certamente, nonostante il Covid, e io invito attraverso la vostra emittente a non abbassare in alcun modo la guardia sul Covid, ebbene in questo contesto è opportuno che si riprenda a fare cultura. Castel San Giorgio è un paese ricco, ricco di cultura, di tradizioni e di economia, e quindi deve ritornare il volano dell'agro, e può farlo anche attraverso queste manifestazioni. Ecco, lei parlava poc'anzi di Covid, ahimè avete sospeso in via precauzionale i campi estivi per i ragazzi. Cosa è successo? C'erano dei genitori che sono risultati positivi, quindi per evitare ogni forma di contagio in via precauzionale è stato sospeso. Poi vedremo l'andamento e lo riprenderemo sicuramente, questo è quello che ci auguriamo. Il Canarino Accantato, il romanzo di Gaetano Provitera, che viene presentato questa sera a Villa Calvanese a Lanzara di Castel San Giorgio. Siamo in compagnia dell'autore, vogliamo parlare un po' del volume? Sì, il libro praticamente è un noir, che a differenza praticamente... Guarda, al sindaco non piaceva thriller. No, è perché il giallo in realtà non entra proprio all'interno dei personaggi, nell'anima dei personaggi, invece il genere noir diciamo che entra più all'interno della psiche dei personaggi, ed è il genere che io preferisco. Il libro è nato praticamente per caso, perché non faccio di professione lo scrittore, mi è sempre piaciuto scrivere, e praticamente è nato per gioco, e adesso mi trovo qua, sono emozionatissimo e ringrazio il sindaco, sì, di avermi dato questa possibilità. Ecco, un libro rivolto a chi? Questo è un libro che può essere rivolto a tutti, dai ragazzi dai 12 anni in poi, perché entra anche un po' nella psiche di alcuni traumi infantili che possono praticamente causare poi dei disagi nell'età adulta. Cioè, noi siamo figli della nostra terra inevitabilmente, e quindi di conseguenza tutto quello che ci circonda può avere una causa effetto su quello che saremo in futuro. Quindi un ambiente difficile può causare dei traumi nelle persone, e il libro praticamente parla proprio di, si fonda proprio su questo principio. Ecco, signor Provitera, per lei la scrittura cos'è? Un hobby, un interesse, una passione? Per me la scrittura è una passione, è un modo per evadere. È un modo per svuotare l'anima di alcune sensazioni, di alcuni sentimenti, di alcune emozioni, farle diventare parole, metterle su carta, e quindi in un certo senso svuotarsi, liberarsi di un peso, perché non c'è spazio per tenere tutto dentro, e quindi a un certo punto le cose vanno anche scritte. Che dopo questo volume, ripeto, Il Canarino Accantato, perché poi questo titolo è un po' particolare? Il titolo particolare praticamente lo si vedrà poi leggendolo. Okay. Le chiedevo, dopo questa esperienza, altri progetti, altri programmi oltre alla promozione del libro? Sì, praticamente sto scrivendo ancora, perché mi è piaciuto talmente tanto che ho continuato a scrivere, e quindi è già in cantiere il secondo volume, che diciamo che è un seguito di questo volume.